ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stone Block. Allora, quest'oggi non andremo avanti a fare le missioni, bensì a sistemare un poco questa zona qui che, come vedete, è bella incasinata. Allora, nel mentre qui ho messo a fare un po' di steel, poi la slag che si va a accumulare veramente veramente tanto, quindi per il momento la vado a piazzare qui. Come vedete, qui nell'inventario ho sia lo zucchero che il riso. Questo perché ho costruito questo secondo quest'altro tipo di crusher, double crusher, che tramite energia trasforma il riso in zucchero. E sto utilizzando gli stick per fare l'energia, perché comunque ne ho veramente veramente tanto ed è, diciamo, va a consumare in qualche modo e quindi ne sto approfittando. Poi ho fatto i polli di smeraldi. E poi qui dietro, come vedete, ho fatto il Quantum Storage Unit per raccogliere sabbia, il silicon e la clay, che poi sabbia e silicon andrò a cuocere e mentre quanto riguarda il silicon, cioè clay e sabbia da cuocere, il silicon lo vado a mettere qui, che vado a formare un po' di printed silicon. Invece di qua ho fatto un bel po' di Quantum Storage Unit per togliere un po' di roba che non utilizzo spesso e più che altro ho messo blocchi decorativi perché in questo modo la zona, in questa zona qui andrà a essere più pulita, quindi più sistemata. Allora, quello che volevo fare oggi è la seguente cosa. Visto che in questa zona qui si va a raccogliere veramente veramente tanta roba, e sicuramente in questa zona qui si va a raccogliere troppa roba, volevo costruire un po' di drawer, così si riesce, a parte qui che è pieno, così in questo modo si riesce più facilmente a sistemare. Ok, ho quelli là basici. Devo vedere come fare quegli altri compacting. Allora, sicuramente mi servirà un controller. Ok, stone, giustamente non ne ho di qua. Mi prendo giusto un paio di stack. Me ne basterà praticamente uno, cioè da mettere lì, tanto poi li vado a consumare e vado a prendermi un po' di diamanti. Stessa cosa, ecco, vado a riempire nuovamente l'inventario così da poter svuotarlo. E allo stesso modo vado a prendermi i miei 9 stacchi di diamanti. Allora, di questo me ne basta uno. Ora devo fare compacting drawer. Cosa mi manca? Ah, l'iron semplicemente, che ho qui. In questo modo se ne vanno a farmare veramente veramente tanti, 20. Vediamo questo a che punto sta. Ok, un po'
li ha fatti, vado a prendere anche lo zucchero. In questo modo riesco, li faccio di qua. Ah, ok, mi sa che è bloccato. Ok, ora posso andare a piazzare anche gli altri. Li metto comunque in grandezza più limitata possibile, così. In questo modo li metto giusto contati. Ok. Poi abbiamo uno per la redstone. E fino a qui ci siamo. Un altro per i beetroot seed e ci stiamo. Poi per la, tanto ti arrivano quelli per la terra. Ok, non volevo andarli a posizionare male. Ok, tu stai posizionando bene. No, ok, va bene. Poi dopo lo vado a sistemare. Te li sistemo di qua. A te qui sopra. E a te di qua. Poi ne vado a piazzare giusto altri 3 per essere abbastanza sicuri di averli sistemati. In questo modo si vanno a sistemare tutti. Poi la cesta la posso prendere e piazzo il controller, che in automatico andrà a sistemare tutto da solo. Ok, quindi per il momento questa roba qui la posso andare a posare. Ora approfitto per tutto per mangiare e per prendere questa batteria. Così la vado a sostituire di qua e piano piano va a raccogliere tutto. In questo modo, ok, ha raccolto. Qui c'ho le sugar canes, perfetto. E sembrerebbe che piano piano sistemando tutto. Poi quando queste saranno piene, ah, ok, poi ci sta proprio l'acqua. Uno, questo lo vado a mettere qui. E questo col fuoco, del fuoco vado a mettere qui. Grano, vado a piazzare invece in quest'altra zona. Ok, ci sta questo qui, l'inferium è quello che viene farmato maggiormente, dove che verrà piazzato, penso andrà a occupare pure quello in più. Ora qui dovrei essere quasi a posto, infatti. Ok, siamo quasi arrivati a 9 milioni. Qui intanto di oro ne abbiamo 167 blocchi e vanno più che bene sistemati così. Qui ho un'altra ventina di batterie già a caricare che piano piano andrò a finire. Ok, allora mentre aspettiamo di là, così andrò a sistemare, a ricaricare l'altra batteria. Ora
volendo potrei sicuramente andare a sburare di qua, che è praticamente pieno. In questo modo si va a svuotare, vado a svuotare questa cesta, poi dopo vorrei andare a sistemare un po' di quei semi. Però prima di tutto, per questo perché con, in questa zona qui vicino, ci sta questo squeezer che è fondamentale, e tanto poi finisco questi semi qua perché fa questo odio che non appena finirò non dico di riempire completamente, ma quando sarà quasi pieno, toglierò questo blocco qui di energia che normalmente vado a dare e userò questa dinamo, perché la dinamo prende l'olio e produce energia che viene data allo squeezer che va a utilizzare per finire per i semi. Quindi questo diventerà un sistema autosufficiente per buttare i semi. Quindi l'unica cosa che si andranno a mettere saranno i semi. Ok, sono quasi praticamente tutti utilizzando le cose di qua. Ora, ok, questo è un sistema per sfruttare le canne da zucchero diciamo, per buttarle. Intanto vado a prendere le legna che vado a piazzare di qua, così posso produrre un po' di plastica. Quindi questo è un sistema quasi automatico. E l'unica cosa che devo piazzare sono di qua i vari stick, che per il momento stick, poi ci andrò a mettere il carbone, così almeno duro di più. Quindi devo mettere solo il legno e il carburante, fondamentale per la produzione in generale. Tanto qui sto veramente producendo parecchia roba. A che punto sta? Ok, sei carico. Quindi ora, mentre aspettiamo che la batteria si carica, volevo vedere come si devono produrre. Ah, i lapis dovrei già averli, i lapis, infatti. Sì, che mi dai i lapislazzuli, quindi per quanto riguarda i lapis sto a posto. Ne volevo piazzare giusto un paio comunque per farmarli. Invece, per quanto riguarda di qua, volevo vedere. Infatti, e vado a piazzare di qua i vari, le varie cose. Così in questo caso va a liberare anche un po' di spazio all'interno di là. Ok, qui continuano a farmare. Diciamo che il problema non è tanto il farming in sé per sé, ma
ma è dove andare a piazzare la roba. Ok, l'energia comunque rimane poca in tutto insieme. Diciamo che per il momento devo accontentarmi. Allora, intanto vado a sistemare questi di qua. Ok, tanto devo aspettare, tanto aspetto che quelli si riempiano. Così vado a prendere quelli nuovi. Ok, batteria piena. In questo modo tolgo questo e sistemo quest'altro. E come vedete di qua ha ripreso il farming. E ovviamente lo vado a sostituire di qua, dove mettere quest'altro così si carica. Diciamo che in questo modo non dico che stiamo messi bene, però quasi. Poi non appena finiranno quei seed si vanno a sistemare le varie cose. Anzi, potrei, volendo, vedere quanti quantum. Ok, 25 dovrebbero essere, non dico abbastanza, però intanto posso approfittare per piazzarne un po', poi altri ne posso piazzare di qua nel mentre si aspetta. Allora, i primi semi li vado a piazzare da questa zona qui. Intanto dovrò piazzare questi 17 di qua, così da avere più o meno cifra tonda. Ok, poi andiamo a controllare il volo di qua. Ora intanto te li posso posare. Allora, vado a prendere questi semi. Ok, no, quelli sugar canes non me ne servono. Intanto ora faccio un po' avanti e indietro. È vero che è un po' lunga e tediosa la cosa, però veramente se ne vanno a piazzare veramente tanti di semi. E in questo modo ci si mette veramente poco di tempo per mettere i semi lì dentro. Ma non volevo mettere questi. Ok, dovrei essere, non dico a posto, però quasi. Almeno quelli di Flax sono finiti. Pure l'energia già siamo qua quasi a metà, siamo a metà. Ok, vado a prendere pure questi semi di qua, cioè avete capito?
questo modo. Dovremmo stare, non dico a posto per un po', però. Ok, intanto poi vado. Quelli di carote non sono sicuro che funzionano. Quelli di grasse sì. Sono abbastanza sicuro che vengano presi. Però nel dubbio ora li vado a mettere qualcuno. Metto il melone, vado a prendere prima il melone. No, però melone sono quasi certo che li prenda. Infatti ora faccio vedere che qualcuno è rimasto. Qui invece, mentre facciamo avanti e indietro, continuo fare a mettere il legno. Tanto gli ci vuole un po' di tempo, quindi finché riusciamo vado. Però io nel dubbio questi qui di carote ci vado a mettere, comunque sono sempre cose in meno messe. Le patate non lo so. Quelli di riso sicuro sì. Ora tu vai qui sopra. Io ci vado a mettere il riso. Ok. No, non volevo prendere di canola, ma volevo prendere prima quelli di riso, così ho completo la zona. E poi finalmente va al passo da quelli di canola. Queste sono carote, riso dovrebbe essere di qua sotto appunto. E quindi diciamo che un po' ci sta, però comunque sono parecchie le zone dei semi. Ora intanto voglio approfittarne per prendere pure te e di posarti. Anche perché tanto lì non mi servirei più. Industrial Hemp Seed, non credo che li prende. Sì, a questo punto prendo pure quelle di patate. No, non volevo prendere te, ma te. Così, in questo modo, più che altro lo faccio perché è vero che magari non vengono prese, però allo stesso tempo posso prenderle e piazzarle facilmente da quest'altra parte. Gli unici semi che lascio qui dentro sono quelli dei Sugar Canes. Ok. Ok, tu vai qui sopra. Dovremmo. Ok, a parte uno, abbiamo messi tutti. Poi magari in futuro usciranno altri semi. Tanto qui l'energia è quasi finita, tu a che punto stai? È finita. Ok,
quindi ne vado ad approfittare per fare il cambio da quest'altra parte. Così, come vedete, non dico che stiamo a posto, però quasi. Non appena avrò trovato un sistema autosufficiente da mettere, nel senso autosufficiente, avrò finito, non dico gli sticker, gli stick, e troverò un modo per piazzare roba anche di là. Modo che possa essere autosufficiente. Tu mi stai messa energia finita di qua? Qui si è cominciato Momo ora in questo momento a prenderla quest'altra parte. Prendo due stack perché tanto questi stick in questo caso verranno consumati quasi immediatamente. Poi volevo vedere come state come stanno messe i blocchi di qua. Ok, si sta farmando. E quindi a posto così. Ok, altro doppio blocco. Ah, ok, in verità è si è riempito facilmente, anzi velocemente. Ok, ora come ora devo solo avere pazienza che lì finisca, perché lo zucchero si è cotto da, a parte comunque se con le varie ricette si possono fare torte e roba del genere, però si è cotto da le caramelle, più che altro lo faccio per l'esperienza. Stessa cosa vale con la Redstone Furnace. Tu sei Reactant Dynamo, ok. Ok, può produrre tranquillamente Redstone, cioè può produrre tranquillamente energia. Ok, stessa cosa. Possiamo prendere le cose. Ok, ora come ora la cosa migliore che si può fare è cuocere. Tu ok, sei 3K. Poi vi piazzo qui sopra, più che altro perché in questo modo posso svuotare un po' quella la cosa di là. C'è questa cesta. Ok, poi ovviamente off camera svuolo pure la zona dei seed, che ora piazzo in questo modo. Ok, quindi un'altra cosa l'abbiamo sistemata. Ora vado a sistemare di qua questa sorta di se di nuggets. Tu sei alluminium, faccio i blocchi solo per tenerli liberi. Te ci posso fare qualcosa? Ci posso craftare, soprattutto craftare? Parte i vari strumenti, non mi sembra. Le frecce, ok. Ah, ok, che hanno caratteristiche differenti. Ok, questi comunque li vado a fare, a farmare, perché sicuramente troverò un modo per utilizzarli nella parte di sopra, quindi diciamo il cosiddetto overworld, se così possiamo definirlo. Ok,
Ok, perché allora in questa zona qui ora come sapete l'avevo adibita per il farming di gravella, di grandi quantità di gravella. Intanto piazzandole di qua ho la possibilità di farmare molto velocemente i blocchi di quelli compressi. Invece, e così ho possibilità di consumare veramente, veramente tanta energia. Ok, tu non ti sei riempito. Ora. Ok, quindi diciamo che sono veramente veramente tanti blocchi che vado a utilizzare. Ok, un altro po' ne riesco a mettere tranquillamente. Ora, sicuramente devo vedere. Quanti me ne prendo? Ok, veramente veramente tanti. E li vado a piazzare qui dentro. E pare pure di qua avevo qualche blocco messo da parte, appunto. Ok, giusto 9 me ne sono rimasti, però 9, più di 9, perché di qua li sto andando a recuperare altri. Tutto questo sistema di qua che sto utilizzando è per consumare la cobblestone, perché una volta che avevo fatto la missione di quella compressa, diciamo che non è che mi serviva più. E quindi sto cercando un modo per consumarla il più possibile. Ok, una volta piazzata questa, direi che dovremmo essere a posto per un po'. Ok, quindi ho circa 2, 5 stack e quasi mezzo. Ok, qui si produce abbastanza, anzi un bel po'. Ora. Il sistema quello più rapido per mettere cose è questo, così si mangia, perché il vero vado a perdere un po' di tempo ora per fare sistema organizzate, però una volta organizzate prendo tutti i semi tutti insieme e si sta a posto. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo che è quasi fatto. No, questo non lo dovevo prendere, piazzare di qua. Ok, ne rimasti 4, però volevo innanzitutto finire tutta l'energia, per il motivo si riempivo tutte le cose del liquido. Tu quanto stai? Ancora 4217 stacca, che sono veramente veramente tanti. E tu invece? Ok, direi che stai avanzando veramente veramente bene. Veramente velocemente. Direi ora intanto di usare roba di qua, perché
e di andare a svuotare un po' questa zona di qua. Devo trovare il sistema, mi pare con le ender chest, di prendere la roba di qua e di buttarla di là. In questo modo si velocizza e gli unici blocchi non andrò a mettere saranno quelli di carbone, diamante e lapislazzo degli smeraldi. Ora stavo pensando prossimamente di andare a sistemare anche la zona di questi bonsai tris, così almeno li vado a mettere sistemati bene. Tocca lo 0, un sacco e mezzo. Ah, giusto altri due riesco a fare. 1 e 2. Ah, no, ok, non volevo mettere te. Ok, diciamo che per il momento può andare più che bene così. Avevo giusto lo spazio necessario. Poi qui dovrò fare l'upgrade di piazzare l'altro servo, quello che ne ho fatti quelli un po' più potenti, che questi qui di rinforzati che trasferiscono mezzo stack alla volta, e così in questo modo ne riesco a fare veramente veramente tante. Dai, qui abbiamo abbastanza roba. Ok, qui l'energia è finita. Qui la sto utilizzando, sono veramente veramente tante. Vero che qui rimane pieno, ma è perché comunque un po' di energia qui dentro rimane. Ora ok, questo è per fare blocchi e viceversa. Lo uso parecchio per i slime. Con te cosa ci posso fare? Ok, tu cosa? Ah, le shears, posso fare questi per le... Non mi serviranno chissà quanto. È utile giusto per fare i stick, quindi... Ok, nel crusher quello lì li posso mettere per fare i sub, per fare il bio, non ho mai capito come si chiama, il bio, dove stai? Ecco qua, il bio fuel. Poi ci vado a farmare vado a fare varie farm di biofuel per consumarlo. Ora voi prendo e vi vado a piazzare qui dentro, mentre di davanti li vado a mettere di qua. Ok, ho 7.2k di diamanti, blocchi diamanti, 34.9k di blocchi di ferro. In questo modo si farmano veramente veramente tanti materiali. Ok, devo andare a fare gli ultimi due. Tu sei pieno, intanto allora piazzo la roba di qua.
Così vado a prendere altri materiali. Poi non appena avrò finito la parte cioè di formare blocchi di diamante di redstone, vado a sostituirli con quelli di smeraldi e lapislazzuli di farma. Ok, intanto qui mentre aspettiamo lapis. Ok, allora ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Io nel mentre aspetto qui finisco qui il farming generale dei vari blocchi, e spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter e Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.